Buongiorno ragazzi, inizia una nuova settimana, si è concluso weekend con una decima giornata molto particolare, tanti gol, emozioni, tra cui il Napoli che a San Paolo non perde per un pelo, la Roma stava per fare un bel colpaccio e invece dopo 1-0 di Esharawi, Mertens ha pareggiato all'ultimo minuto, quindi uno pari. Partita vincente, così come quella Milan-Samp 3-2, vince di rimonte su rimonte, bei gol. Speravo che la Samp in qualche modo potesse acchiapparsi almeno un punto, ma in realtà non ce l'ha fatta. Invece la nostra Inter, da questo risultato di Napoli-Roma, si può fare delle belle idee, diciamo, non è male per noi, perché alla fine hanno fatto soltanto un punto entrambe e da entrambe potremmo guadagnare un punto o quantomeno rimanere di pari passo o alla peggio perdere un punto solo da entrambe. Però è ovviamente che a Roma non è mai un match facile con la Lazio, lo si è visto la scorsa stagione, ci ha portato bene, abbiamo avuto tra la fortuna un po' di carattere, insomma c'è stata tutta un'alchimia di fattori che ci hanno favorito. Stasera non so come vederla, perché non ho ben capito Spalletti chi vuole schierare, come vuole organizzarsi questo modulo, perché questa cosa della sottopunta, mi è diventato, vuole mettere forse Keita, non mi convince. E ne parliamo da anni, sono 2-3 anni che parliamo di questo 4-2-3-1 che rende ben poco. Se vediamo chi cosa vorrà fare, perché un 4-4-2 non potremo mai vederlo in questa Inter. Poco da fare, ma siamo impostati così e così deve essere, giocare con le fasce per i cardi, così. E anche questo fatto qui, che non capisco perché nessun allenatore capisca che i cardi deve avere un attaccante a fianco, ma alla fine parliamo sempre delle stesse cose. Che ti costa mettere Lautaro insieme ai cardi oppure Keita insieme ai cardi? Cioè verrebbe secondo me un attacco più completo, perché le fasce puoi sfruttare comunque, soprattutto in questo caso che non è un trequartista, no? Non è un Nainggolan, ma è un centrocampo a due, le due fasce solide, hanno comunque Perisic, Candreva o Politano che sia, tranquillamente possono giocare a centrocampo esterni, comunque salgono e scendono, insomma, possono fare che fingere da terzini, insomma. Nel momento in cui sei in fase difensiva, se due punte, continuiamo a non metterle, continuiamo a giocare così. Sempre andare sempre agli ultimi minuti in rimonta, a mettere 3 punti, 2 punti. Comunque, quello è il solito discorso che ci facciamo tutte le volte quando capitano in queste occasioni. E niente, ragazzi, allora noi ci vediamo stasera. Non so se in live, ma sicuramente nel post partita. Speriamo di commentare una vittoria importante, perché 3 punti ci farebbe probabilmente comodo, soprattutto per le nostre due, forse 3-4 antagoniste per andare in Champions League, perché Milan ha fatto 3 punti, Napoli e Roma un punto solo, c'è da approfittarne, e poi la Lazio che è subito dietro di noi, quindi dovessimo vincere o quantomeno anche pareggiare, insomma un pareggio non sarebbe neanche poi così male, mi accontenterei anche, però con una vittoria ovviamente sarebbe molto meglio, molto ma molto meglio. Ragazzi, allora buona giornata, un po' grigia, di pioggia questi giorni, vabbè, fino a poi doveva arrivare. Noi ci vediamo appunto stasera, forza Inter sempre, speriamo in bene, vediamo un po' cosa riusciamo a combinare, vediamo un po'. Ciao ragazzi, a presto, iscrivetevi al canale, ciao.